a partire da novembre del 40, e dopo ce ne arrivati a Carovigno, e lì ne siamo accampati sotto ai sugheri, perché bombardavano gli americani nel porto di Taranto, al Golfo. E dopo venne fuori la fortuna per noi. Qui che era una via 8 di prima, gli era già il fronte. E noi, che erano i sommergibili e le carpettoniere inglesi, avevano potuto partire 20 milioni. No? Siamo partiti da Ferrer e stavamo su fortuna, che risparmiamo. Dopo via siamo sbarcati a Valona. A Valona che mi ha portato, no? Camminando per il mare e l'acqua di chi col salvagente. E dopo da Valona se n'è dentro sulla Fieri e dopo va dentro al passo del monastero e lì la prima linea di Spadaritz, la montagna che c'è, come dire, il mondo viaggiamento così, le Spadaritz. E lì in prima linea mi era andata con quella comando, erano dei protomortai, quei mortai 81, no? E allora lì insomma, con mortaie e mitragliatrici, insomma, era battaglia fronte normale. E per la battaglia, non scherzo a tirarne entrare fin quasi a 20 km di più. Dopo le marce, a fare l'offensiva e avevano avanzato, se andati dentro la valle di Balaban, passa dentro la chiusura e va dentro il Ponte Berati. E da Ponte Verati è entrata la resistenza greca anche lì. Allora lì è il tempo, combattimenti di poco. Se andavi dentro fino a Konica, dentro in Grecia, e lì dopo erano entrati i tedeschi che erano avanzati. Allora noi siamo venuti di ritorno e siamo venuti fuori a Ponte Verati, mi sono accampati a Renta la Vojvodina, al fiume, no? E dopo da Ponte Verati, verso maggio, siamo partiti a pesce, sempre a piedi, e su e fuori, fuori, verso il lago d'Ocrita, no? Il lago d'Ocrita della Jugoslavia. E siamo arrivati a Pobradis, che è una bella cittadina sul lago. E da lì a pe, c'era stato 500 km, mi era il camion, e mi hanno mandato in Albania, a Ciuches, in Albania giù a Ciuches, e ne siamo accampati su quelle coste. Dopo è fuori che entro il 15 luglio noi dovevamo partire per l'Italia, forse stavamo su fortuna che ne mandava in Russia, no? Partire per l'Italia e invece quando c'è stato lì Alessio, a 10 km da Durazzo, che era il barco lì, ostiamo fuori che l'Jugoslavia si è rivolta contro gli italiani, la Russia si è rivolta da Tito, no? Allora noi eravamo accampati sulla De Scutari, accampati lì. E da lì sono partiti diretti in Montenegro, dentro del Podgorica, Danilovgrad, Niksic, Sajsnic, tutti quei paesotti lì, e poi dentro avevamo fino a Pleve, sul centro del Ternagorda, Montenegro. E lì c'è stato quel presidio, no? Questa mezza città, ma comunque era una mezza città, una conca proprio, una conca era. E allora noi in cima alle conche, abbiamo fatto i fortini per cercare i veli, no? Ostia, abbiamo fatto che prende all'1 dicembre per venire il 2, alle 2 di notte, attaccati i ribelli, 4 battaglioni e noi eravamo 1.100 uomini, 4 battaglioni, le armi non le aveva, 42 sotto zero, le armi non le aveva, più le bloccate, le mitragliatrici. Allora ne ha fatto i fortini, tutto un casino che fa paura, morti sul passo, intende? E dopo lì la mattina, nell'alba, ritorna con noi a ciappare con i fortini, a ricciapparli, e l'hanno ciappati tutti, perché partire lì e abbattuto partire lì, prima e i partigiani. E dopo lì, fuori che la mattina l'hanno trovato le carte, le pratiche lì, di quei mezzi ufficiali, di quei partigiani, e era su. Alle 8 l'occupazione di Plebia, alle 9
la sfilata e alle 10 la fucilazione in massa di questi muri. Di settembre, del 42 di settembre, siamo partiti da laggiù, da Prevoglie, che era il Trenin di Ira, e siamo venuti a Ljubljana, a Postumia. A Postumia, a fare la cotumaccia di 40 giorni, se andate a visitare le rotte due volte. E dopo lì a fare la cotumaccia, parti da lì e va a Bussoleno de Susa, e dunque era in Stanica prima con le case del Mettino, a Bussoleno de Susa. E lì era in riposo, no? E ha tolto tutte le armi, in munizioni, ha inversato tutto. E mi ha dato per fortuna 30 più viaggi, che era 3 anni che venivo qua a casa. Ho fatto 30 più viaggi, sono andato il 7 e 8 novembre. Per fortuna, ai 9 per il 10 di novembre, ci sono l'allarme, ma l'allarme non c'è, l'allarme no. L'allarme vuol dire far su zaino, poi su tutte. E voilà, ma che sarà, che non sarà, non c'è l'allarme. Sospettavo anche che fosse battuto i paracadutisti, no? E invece, la mattina, fino a tutte le munizioni, come quelle che erano versate nell'altra, tutte. La mattina, quando si albergiava, guarda fuori, era proprio i binari del treno, da Bussoleno, quel mio lento, verso Luzio, era la Bussoleno, che veniva anche il treno. Una tradotta delle bestie, no? Sa stare in suolo, senza feo, un nostro, perché. E lì, monta su questa tradotta, e va in apportare a Modane, niente in Francia. E lì a Modane, allora, se n'è da dormire su dei forti, dei più forti lì a Modane della Francia. E questi forti, no, terra, su quella testa sul zaino. E dopo da lì, Modane, Marsiglia a piedi. Modane 470 km. Una scatoletta e una galetta al giorno, che potevi pensare, sa, e far 40 km al lì. Che roba terribili. Una rovina sul rato, carate, di quelle barbabietole, che stanno per i campi ingiazzati e giù con la vaga a fare. No, si erano luci della guerra e delle strade lì, da cercare tra le foglie, la ostia benedetta. E va, e se andare a finire, a Marsiglia, per dire, a Orange, che lei entra a Marsiglia e gli amici vicini a Marsiglia. E dopo da lì, parti, e era dopo in ottobre, novembre, no? Freddo, e li hanno mandati sull'Alta Savoia, a Digne, proprio sull'ultima, a Digne, e so che non mi dava il servizio lì. Era la polveriera che salta dentro tonnellate, migliaia di tonnellate di munizioni, no? E fino alla guardia a sta polveriera. E si è stati lì, e un par di mesi, tre. Dopo, da lì, per fora, che l'8 di settembre, no? Era l'8 di settembre, e noi eravamo destinati a Salerno, perché ne erano di sbarco, non sul mare, sulle montagne con i mitragli. E erano destinati a Salerno, che erano sbarcati americani di un'Algeria qua in là. E allora la prima tradotta della compagnia comando che parte, no? Siamo partiti dal 4 di sera dell'8 di settembre e gli ha messo tutti i viveri per 8 lì, la roba, tutto, sacra la mischia. E quando si è stato su a San Jean de Robien, metti che fosse a 50 km da Ramodane, San Jean de Robien, la giunta il burrone, ostia, vedete che c'aveva paura, e lì tutto in colpo, si è bloccato il treno. Ostia, che sarà, dove sarà? Un momento dopo, scendi, Offer, della Verger, per tedesco, ostia di uno, del tedesco. Allora, non sta e San Serà. Dopo, e un momento dopo, viene il capitano, nos, ragazzi, dice, venite fuori, che adesso è il 17 di gara, che tre tedeschi gli è dati. E allora si è andati fuori e dice, chi va al vagone viveri, torna dritto sui calzetti, dello zaino. Un par di braghe e basta, e viveri, e ha dato formai, grana, tutto. E ha spartito tutto, e lui l'ha piantato sul treno, va al vagone e tutto. E dopo da lì, i dolci sono venuti via appunto un altro,
Come sono arrivato in punta in corrente che ne va giù. Ho studiato anche questo anticaro, sai? Questo anticaro, le granate, il terra, le fa come una viscia, sai? Quando pam, ostia di cuore. Ma avanti stessi, bisogna andare. Ma via, e che erano 14, questi tedeschi, non ci hanno fatto di tutti. La causa, ostia, che niente a casa. Ma sono tutti contenti, hanno detto, conosciamo le strade, sono state prima in Francia, nessuno è stato un cinismo, porco Dio, e viene via te, avanti, 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 quando a un certo punto, non mi passava via le camionette dei tedeschi, la mattina in ermacca di Silu, in ermacca nostra, in via di via, da qua, l'isola è per lì, ecco, si pronuncia l'isola qui, che è della Francia lì. E dopo due anni là, che mi ha aiutato io a Susa, certo fa si fa da un cinese che è un bel convento, un grande astiano, in mezzo alla piana, con 7-8 guardie e non altri a pe, e vado a Susa. A Susa, però che ne mette nelle stalle. E dopo, da lì, la mattina, caro, la traduta, nemmeno in fianco a sta traduta, Einzelerei, fino a 30, no? 30 per vagone, contati uno sull'altro. Se all'arrivo manca uno di noi, tre dei picchietti vengono uccisi. E dopo, da lì avanti, là, no? Andare avanti per vivere, il treno è una cassa di pomi in mezzo ai marci. Di niente puoi pensare, niente l'inferno, merda dappertutto, ma sei. E se arriva in sintesi, continuiamo a progettare il Buchenwald. E io come ho visto da vedere questo campo, che gli era in recinto per altri, se quindi si mette intorno, dappertutto, con ogni 100 metri una mitragliatrice. In più che era terra, il filo elettrico che circondava il campo. E una grinta lì, adesso che si indiovrà, il generale dice ragazzi, dice, non stai di mangiarsi di robe, di tutto quello che scrive là. E allora vado dentro questo campo di concentramento, puoi pensare, 365.000 prigionieri, dei negri, dei rossi, dei bianchi, tutte le serie, ostia. E lì, che fate? Quando era ancora che c'era quel cazzotto di acqua, era la baracca di là, un affare lungo, sta 5-6 metri. E lì era il rentello con due patate buide, quel che era di minestra, e te la sto cazzo di roba. Anche arrivare dalle 10 della mattina alle 4 della sera, prima di arrivarci a fare il cazzo della roba. E se no, che fai? E dopo, e così, era che era dura, sat, a partire la pagnotta rotonda, sal nere, gli era netto, no, cioè 2 etti di pan al giorno. Nella rotella così anch'io. Arrivare in campina sportiva. Ostia, gli ne pure più, gli ne pure meno. Allora mi dico, ma guarda, se ne si da 5, 5 tocchi. Tu lei la stelita, metti la stelita a me, se vai tutta la stelita, no? E vai a fare così, che puoi pensare. E lì dopo mangiare, se ti devo cazzo di sta acqua. Ah, Madonna. E dopo da lì, un bel giorno, e dopo si innamenati giù a coso lì, a lei, se stessi ancora a Salisburg, no? A lei, 10 km prima di Salisburg, una bella città. Innamenati giù a lei, e lì a Ostenda, c'era una piana, c'era una rampa, c'erano i baracchi, una stessa baracchi, e lì lavorava da minatori, a fare frigga, fuggiò antiaerei, no? E dopo lì, ben fuori, che l'otto è un bel disegno lì, intorno alle 4 della sera, venì nell'ufficiale e disse, Rausse, vec, fuori, né dove volevi, sei liberi. Sei come i tedeschi, né dove volevi. Allora stessi partiti, allora per partire. Che fa? L'era
Gli manca un avviso qui. Chi si trova oltre Svarzak dopo il 4, il 5 di maggio, gli ha fucilati sul posto, qui che non era oltre, gli è ben vinto. Ostia. E allora il 5 di maggio, e detto dal 5 di maggio, sono partiti dal 5 di maggio, si è montati lì, e fa tutta la Val del Drava, fino a San Candido, a pe, sempre a pe, poi si va fuori a San Candido, che fu partigiano in casa di del Trapoli, che fa qualcosa, e è andato in tutto il banco qualcosa. Dopo da lì, il treno non va, parti e viene fuori via Francia a Fortezza, e lì a Fortezza il treno non è tutti i binari spaccati su, ero che finte, giù pian piano, giù, stia pensando, e poi giù via a Bolzano, se magari era da Bolzano la mattina, sarà stato, era di lunghi, era del maggio, no? Sarà stato le 7, le 8, e che fa, Maria, ostia, tu sai camminare senza bagnare. E vedo che è il Vito, anche il Vito. Dico, Vito, dico, ma c'è del Francesco? Sì, dico, ma da dove è? Dalla prigionia, un po' di Larcano. Da fame, ostia, dico, guarda che fanno, dico. Vedi tutti e tre, gli dice, non fate la linea, tutto panto. Un po' il formaggio che era una bicchiera di vino, e in maniera.